Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Nostra esclusiva intervista al decano dei fotografi centesi, e non solo. Renato Baruffaldi, il bel René, ci spiega il suo segreto per cogliere l'attimo per una bella fotografia. 125 maggio 2019 di Marco Rabboni per TC100 Web TV. Durante la festa conclusiva di un'edizione 2019 da incorniciare per la società carnevalesca Fantasticento, conclusa con una strepitosa vittoria con il carro L'Ultimo Viaggio, festa che si è tenuta presso Villa Chiarelli di Renazzo e che a breve sarà nostro impegno pubblicare il videoservizio realizzato. Non potevamo non soffermare il nostro obiettivo per un'esclusiva intervista su Renato Baruffaldi, ai più il bel René, decano dei fotografi centesi e non solo, e punto di riferimento della fotografia del carnevale. Non c'è una edizione del carnevale di 100 che non abbia fatto storia con un suo scatto. Mentre parliamo, stanno passando, come vedete in sovraimpressione, alcuni suoi scatti, e non solo del carnevale, perché Renato, come lui stesso dice, è fotografo del bello. Ma sentiamolo intervistato da Marco Rabboni per TC100 Web TV insieme alla sua inseparabile Reflex. È nato il carnevale Centro d'Europa ed io da allora tutti gli anni ho seguito con gioia, con passione, e mi piace tutti gli anni provare una missione nuova, perché ci sono degli ospiti nuovi, c'è della gente nuova, personaggi molto famosi quali Dustin Hoffman, quale Ornella Muti e via di seguito, Belen, poi dopo ci sono tutti gli altri, e io a fotografare questa gente io mi sento diciamo arrivato nel mio ambito fotografico, ecco. Poi è logico che, come quest'anno, che un fotografo che quando vede un carro passare gli vengono le lacrime agli occhi o si emoziona, è una cosa che supera anche il carnevale di 100, e questo grazie a tutti i ragazzi, ma non solo i Fantasticento, ma anche a tutti gli altri carri, tutti gli altri gruppi e tutte le altre persone che seguono questo carro. Ecco, solo Renato, solo da questa tua descrizione si potrebbe scrivere un libro, e forse lo potremmo anche leggere fra qualche anno. Però diciamo così, sono tutti personaggi, ne avrai vissuti tantissimi e avrai vissuto anche tanti aneddoti simpatici o anche negativi. Ecco, ti ne viene in mente uno da raccontarci o meno? Ti prendiamo in contropiede, che non è sempre molto facile raccontare. Beh, io mi ricordo il feeling che si era creato fra me e Josh Quilly, ma un feeling di amicizia
nelle quali a volte lei mi raccontava quello che stava succedendo e certe cose che non si potevano dire, cioè tipo l'emozione che provava anche lei, però non dovevo dirlo perché altrimenti tutte queste cose qua. Poi ho avuto anche degli altri presentatori, ma finora Joe Squillo non l'ha battuta nessuno, ecco, di quello quando c'era lei, per me era, quando la vedevo arrivare era un'emozione grande, era qualcosa che provavo, è così. Ci immaginiamo che Joe Squillo ti è rimasto nel cuore allora. Sì, Joe Squillo mi è rimasto nel cuore, anche se adesso qua a 100 abbiamo la Patti che come parlantina non è tanto da meno, e questo voglio ringraziarla, la Patti, grazie Patti, e ringrazio tutti voi e grazie a te dell'intervista. Ecco, chiudiamo Renato perché vediamo che sulle spalle, insomma, la inseparabile macchina fotografica. Ecco, le macchine fotografiche, possiamo fare un cenno anche tecnologico, hanno avuto un'evoluzione molto importante dagli anni che hai iniziato ad arrivare adesso. Beh, è logico, allora risparmiavi i rullini per arrivare alla fine della giornata, del carnevale, arrivare alla premiazione, invece adesso scatto dalle 500, 600, ho fatto anche la penultima domenica 800 foto. Cioè, poi questa è la mia seconda moglie, diciamo. Vediamo come la tieni tu, una bella stretta. Grazie, va bene. Bene, Renato, io mi metto a fianco a te e facciamo un saluto perché non posso non avere un selfie insieme al mitico Renato. Renato, un saluto a 100, un saluto e un arrivederci al carnevale di 100. Vi saluto tutti e grazie di aver seguito il carnevale di 100. Ciao a tutti ragazzi, in bocca al lupo, Sulle parole dell'amico Renato, noi amici vi salutiamo e come sempre vi aspettiamo nei prossimi appuntamenti con l'informazione di TC100 Web TV. E permettetecelo di dire e di ricordarvelo, TC100 Web TV, la Web TV del territorio. Ciao ciao!